Oggi ci troviamo di fronte all'ospedale Santa Croce per il sit-in organizzato dagli sindacati che richiedono la proroga dei contratti dei sanitari in scadenza il 31 dicembre. Oggi il terzo incontro dopo quello di Pesaro e Urbino, ci sono delle novità? Purtroppo ad oggi non abbiamo nessun riscontro. Oggi è l'ultimo presidio dopo quello di Pesaro e Urbino e ad oggi non si è aperto il tanto sperato confronto con il Dipartimento Salute della Regione Marche. Quindi probabilmente procederemo con le ulteriori iniziative di protesta e di mobilitazione. Ricordo che venerdì prossimo, il 2 dicembre, saremo in piazza ad Ancona per chiedere, oltre alla proroga dei contratti, le stabilizzazioni del personale che è stato qualificato in questi mesi, che ha lavorato duramente sul Covid ed ora rischia di non avere la proroga di questo contratto. Proroghe che sono necessarie per mantenere i servizi, perché non possiamo permetterci una contrazione dei servizi, accorpamenti dei reparti, allungamento delle liste d'attese, riduzione delle prestazioni. Queste sono ripercussioni che dal 1° di gennaio tutta la collettività della provincia di Pesaro Urbino rischia. E per quanto riguarda le proroghe delle varie figure? E noi chiediamo le proroghe delle varie figure professionali ed alcune sono anche indispensabili. Quando parliamo di logopediste, quando parliamo di audiometriste, sono delle figure che sono già pochissime sul territorio, quindi chiediamo tutte le proroghe di tutte le figure professionali. Oltre a questo chiediamo anche la proroga dei bandi all'interno della nostra regione. Se i contratti non verranno rinnovati ci saranno anche delle contrazioni dei servizi? Sì, il problema oltre alla tutela del lavoro, degli operatori che si stanno facendo i doppi turni, stanno saltando le ferie per poter cercare di mantenere il servizio sanitario, la problematica maggiore sarà quella che poi si avranno dei disservizi per i cittadini, delle contrazioni. La nostra sanità andrà sicuramente a peggiorare e verso un deterioramento sempre più complesso e sempre più grande. Chiediamo alle istituzioni di intraprendere anche loro delle iniziative per cercare di risolvere queste problematiche. Abbiamo bisogno anche della politica e delle istituzioni. Quindi noi chiediamo che il rinnovo contrattuale dei contratti in scadenza, nonché la riorganizzazione proprio del personale per garantire lo smaltimento delle ferie. Le ferie sono utili al riposo psicofisico del lavoratore, quindi il lavoratore riposato ovviamente lavora anche meglio, oltre che un diritto irrinunciabile previsto anche dalla Costituzione.